di rassegna, Music is Week, una di rassegna che è iniziata l'anno scorso, organizzata da Cristiano Bastoli, e una rassegna incentrata sulla presentazione di documentari che hanno come tema la musica, appunto, coreana, nel senso di come forma di resistenza culturale che questo è ovviamente anche lo scopo politico. E abbiamo presentato l'anno scorso un documentario sulla situazione, in Palestina. Nella seconda puntata c'è stato un documentario su Ferraputi, il fondatore della Fubit di Nigeria, e questa sera invece abbiamo questo documentario sul fondatore di Europa, che è un po' più importante, che è appunto è una, non è solo una musica, ma come si vede un documentario un po' complesso, culturale, sociale, messicano, anche abbastanza antico, da quello che siamo un'autrice che abbiamo qui con noi, e che oggi si carica di nuovi significati sociali e politici di tutti i bambini. E per questo abbiamo invitato Nicola Laide, che insomma, è l'autrice di questo documentario, e non so, mi dire qualcosa sul documentario prima del... Sì. Ciao, io sono Oli. Questo documentario che stiamo per vedere in realtà è stato fatto parallelo a un lavoro scritto, cioè alla tesi, un lavoro di ricerca, e quindi è super pedagogico, cioè molto strutturale, perché fa vedere proprio il ciclo principale del Fandango Jarocho, cioè da dove viene, qual è il processo che ha fino ad arrivare dalle origini, non proprio sul video, ma sì su una famiglia importante per il Fandango, che è la famiglia del Lord Vega, che poi vedremo nel video, per le origini, per la ricreazione e ripresa di un rituale che si stava perdendo e che poi 30 anni fa è stato ripreso e grazie al movimento jaranero. Adesso è quello che vedremo, che poi ogni anno ci sono degli incontri, alla fine del video c'è un festival importante per il Fandango Jarocho che è a Tlacotalpan, e quindi è un processo che ho cercato di creare per far vedere questo ciclo importante che inizia a dicembre, passa a gennaio e finisce con il 2 di febbraio, che è la festa della Candelaria, che è importante la Candelaria perché è una vergine dei marinai che in Messico con la lingua spagnola dà origine a ciò che è l'incontro fra diverse culture che sono le tre radici del Fandango Jarocho, cioè l'africana con l'arrivo degli schiavi, la radice spagnola, araba andalusa, e la radice indigena, e quindi è un insieme musicale, di ritmo, di lingua, di storia, di incontri, e quindi l'origine del Fandango Jarocho è questo incontro, questo mischio di culture che rispetta la diversità, e quindi è quello del mezzo, il jaranero, il jarocho. E vabbè, dopo tutte le domande...